Prima di passare alle spec, credo che il Polar Vantage V2 sia raccomandato per tre tipologie di podisti, delle quali faccio brevemente una sintesi. Una delle cose che contraddistingue un dispositivo Polar e che si nota subito una volta aperta la scatola è che il pulsante centrale, quello con il quale milioni di atleti scelgano e confermano un'azione, è rosso. Era rosso quello del Polar M430 che ogni tanto vediamo al polso del mio amico Andrea. È rosso anche quello del Vantage M e del Vantage V, dispositivi lanciati 2 anni fa dalla casa di Kempele nel nord della Finlandia. Ma è pure rosso quello del Grit X, dispositivo trail che abbiamo testato e per il quale abbiamo fatto una recensione a fine aprile e che abbiamo al polso da maggio 2020. Chi fosse sorpreso che anche il modello nuovo, il Polar Vantage V2, lanciato oggi mondialmente, abbia un pulsante rosso, credo che probabilmente non sa che la scelta di Polar non è veramente un caso. Come gli aficionados sanno, questa attenzione al dettaglio, al particolare, alla ricerca del miglioramento del design combinato con le ultime tecnologie, non è davvero un caso. Dal mio punto di vista, questo Polar Vantage V, almeno per le prime impressioni, sembra davvero eccezionale e lo dico con cognizione di causa. Alla conferenza di presentazione di settimana scorsa con Justin, il CMO di Polar, sono emersi secondo me comunque 3 punti distintivi del prodotto. In primo luogo è un flagship, è un prodotto ammiraglia, ossia quello con l'ultima tecnologia della casa finlandese. In secondo luogo, e questo è sottolineato anche dalla press release, combina leggerezza ed eleganza andando incontro alle esigenze dei podisti che cercano tra l'altro la convergenza tra sportwatch e smartwatch di cui abbiamo sempre parlato qui sul canale. Infine, questo lo capisce soltanto chi ha utilizzato i dispositivi precedenti Polar, questo strumento Polar Vantage 2 combina al meglio le funzioni del Polar Vantage V con quelle del Grit X che sono state introdotte solamente quest'anno. Come ho già detto, per ora non ho ancora avuto modo di testarlo perché arriverà in Italia solamente ad ottobre, solamente i blogger americani sono stati fortunati ad avere in anteprima il prodotto. Ad ogni modo conosco abbastanza bene le funzionalità che ho testato negli ultimi mesi, negli ultimi anni e sulle quali ho raccontato in maniera dettagliata a Livigno, ai miei corsi, ai quali tra l'altro vi invito l'anno prossimo. Prima di passare alle spec, credo che il Polar Vantage V2 sia raccomandato per 3 tipologie di podisti, delle quali faccio brevemente una sintesi. In primo luogo, l'entusiasta che cerca di sfruttare i dati per ottenere il massimo dei propri allenamenti, ma anche l'aficionados Polar che ha utilizzato un prodotto di 3-4 anni fa che invece oggi vuole aggiornarsi alle nuove tecnologie. Infine, secondo me, ha dato anche chi non necessariamente un fitness enthusiast, ma cerca invece uno smartwatch esteticamente perfetto e che possa essere utilizzato nei 2-3 allenamenti settimanali. Se è vero che questo Polar Vantage V2 rappresenta un'evoluzione nel mondo del running, secondo me, penso che lo troverò al polso di molti amici alle prossime gare, sperando che presto questa diventi una realtà costante per noi atleti amatori. Essendo una recensione tech, veniamo comunque alle spec. In primo luogo il peso, 52 grammi è il più leggero per questa tipologia di dispositivo, è estremamente solido avendo superato i test di resistenza militare, ha una registrazione GPS e Galileo e GLONASS, consente un'autonomia di 40 ore, 100 ore con risparmio energetico, non l'abbiamo ovviamente ancora testato, sappiamo comunque che il diavolo è nel dettaglio, lo proveremo nei prossimi mesi. Ha uno schermo touch con Ambient Light Sensor, un vetro in Gorilla Glass, antiriflesso e antimpronta. Infine è un altimetro barometrico, non è cartografico, ma sfrutta invece i percorsi con l'app Komoot che vedremo dopo. Barometro che era già presente nel vecchio, tra virgolette, Vantage V, ma non nel Vantage M. Nella presentazione ai giornalisti, Polar si è effettivamente dilungata sul dettaglio delle funzionalità che questo strumento potrà offrire ai podisti amatori evoluti. Io distinguerei le funzioni distintive di questo Polar Vantage V2 in 3 categorie, per l'allenamento, per i test e per il recupero. Partendo dalla pianificazione dell'allenamento, sappiate che è stato introdotto il Fit Spark, che è sostanzialmente una lista di suggerimenti personalizzati sulla base del vostro livello di forma fisica, dello storico dei vostri allenamenti e del recupero. In sintesi, Vantage V2 vi proporrà una serie di allenamenti possibili da cui potete scegliere, nel mio caso, 2 opzioni cardio, la classica core stability oppure 6 esercizi di mobilità dinamica.
Tra l'altro, prima di scegliere quale allenamento fare, ho la possibilità di analizzare la temperatura e le previsioni del tempo grazie all'app dedicata che si collega al telefono per ottenere i dati dei prossimi 2 giorni. Durante l'allenamento sono state aggiunte le funzioni classiche del Polar Grit X, per esempio Heat Splitter, che consente di monitorare durante l'allenamento la vostra performance in salita e discesa e di verificare post allenamento come vi siete comportati in quei particolari tratti. E se me lo chiedete, sappiate che ancora non è stata aggiunta la velocità verticale, ma penso che succederà nei prossimi mesi. C'è invece gradita conferma la potenza nella corsa, chiamata Running Power, senza dispositivi esterni per poter monitorare al meglio la vostra performance in tutte le condizioni e anche monitorare il carico muscolare post allenamento. Polar ha confermato la disponibilità dell'utilizzo di sensori esterni per atleti evoluti che dispongano eventualmente di sensori come RunScribe o Stride che vi consentono un calcolo della potenza nativa. Tra l'altro, secondo me il collegamento funziona benissimo, l'abbiamo già testato con il Vantage V e con il Grit X, credo che sarà la stessa cosa anche per questo Vantage V2. È stata attivata, e di questo ne sono veramente contento, anche la possibilità di navigazione, che era il tallone di Achille del Polar Vantage V, sfruttando quanto già fatto con il Grit X e l'app Komoot, sulla quale potrete pianificare i percorsi preferiti e farvi guidare adeguatamente. Funziona chiaramente bene, comunque sappiate che non è un iPhone, di conseguenza lo schermo è molto piccolo, ma il lavoro di portarvi da A a B viene svolto egregiamente. Esiste ovviamente anche la possibilità di ritorno alla partenza per chi si fosse perso, come mi successe a Shanghai e a Detroit negli anni scorsi. Sempre derivato dal Grit X esiste anche la funzione Fuelwise, che secondo me è molto utile per chi corre lunghe distanze e vi fornisce consigli di integrazione e di alimentazione durante il percorso. Ho amato lo specchietto riassuntivo che alla fine dell'allenamento, cosa che sarà presente anche nel Vantage V2, vi consente di avere informazioni sul consumo calorico effettivo suddiviso in macro, molto utile per chi ha iniziato appena a correre o sta seguendo una particolare alimentazione. Sono state poi aggiunte, e questo è stato sottolineato più volte, diverse funzioni di testing non soltanto per il running ma anche per il ciclismo. Per esempio è presente il test massimale e submassimale di potenza aerobica, l'atleta evoluto si potrà davvero sbizzarrire, tenete conto che appena avrò a disposizione il dispositivo farò qualche test, sappiate anche che di test esistono davvero parecchi, come anche dimostra il nuovo libro di Daniele Lucchi, Run. Il punto però qui è che Polar ha introdotto dei test guidati che vi consentono di effettuare delle valutazioni senza avere a disposizione un coach o senza dover necessariamente leggere un libro così dettagliato. Questi test vi aiuteranno a personalizzare ritmo, velocità e potenza e quindi secondo me sono davvero raccomandati. C'è anche una bella novità, il Leg Recovery Test, che era stato introdotto fin dai tempi del Polar V800 ed ora fortunatamente è ritornato in auge e al tempo stesso migliorato. Vi aiuterà a capire se il corpo, dopo aver effettuato un allenamento intenso, potrà svolgere un successivo allenamento di forza, velocità, e parlando di recupero è stato confermato tutto quello che è stato realizzato nei mesi scorsi e negli anni scorsi da Polar nella gestione del carico dell'allenamento. In effetti è presente anche qui Training Load Pro, che aiuta a capire quanto duramente vi state allenando a livello muscolare, cardiaco e mentale. Per ulteriori dettagli, ne abbiamo parlato veramente dettagliatamente, vi rimando all'articolo di The Running Pit che spiega proprio tutto, e infine è disponibile anche Recovery Pro per aiutarvi a bilanciare allenamento e recupero. In questo caso viene realizzato attraverso il test ortostatico, che manca tra l'altro nel Grit X, effettuato a riposo la mattina, un minuto sdraiato, un minuto in piedi. Questo test con fascia cardio H10, H9, ma anche con la mitica H7, vi indica se avete perfettamente recuperato dagli allenamenti precedenti. Ci sono poi tutte le funzioni di monitoraggio del sonno, anche se so, visto a Livigno, che molti non tengono l'orologio di notte, con il Vantage V2 potrete valutare il Nightly Recharge, ossia quanto vi siate ricaricati e avete ridotto il vostro stress quotidiano. Inoltre, per chi è interessato alla quantificazione del sonno, c'è lo Sleep Plus Stage, con il quale otterrete un punteggio relativo alla qualità del sonno, dividendo in fasi, cicli e interruzioni. Insomma, monitoraggio a 360 gradi, completato anche da Serene, che è uno strumento per favorire esercizi di respirazione, per facilitare il recupero e l'equilibrio psicofisico. Infine, a livello tech, sappiamo che una delle regole è non comprare basandosi sul futuro. Sappiate comunque che Polar migliorerà il Polar Flow,
entro fine anno verrà aggiunto il nuovo test hub nel quale troverete tutti i dati dei test e ovviamente i vostri progressi. Non mi dilungo ulteriormente, magari farò altri video dedicati una volta avuto a disposizione il dispositivo. Sappiate comunque che lo potete già acquistare sul sito Polar, che a fine ottobre sarà disponibile nei negozi e online al prezzo di 499 € senza fascia cardio e 549 con la fascia cardio Polar H10, che è quella che utilizzo per i test e gli allenamenti intensi. Torno brevemente nello studio per dire che non ho potuto testare il dispositivo, quindi nella recensione non avete trovato né una valutazione del sensore cardio né di quello GPS. Lo faremo comunque in un momento successivo. Molti mi hanno chiesto negli ultimi mesi se Polar ha pensato di attivare la musica senza doversi necessariamente portare dietro il telefono. Sappiate che con questo Polar Vantage V2 il primo passo è stato compiuto, perché dal dispositivo ora è possibile controllare il telefono stesso. Vedremo se anche Polar nei prossimi mesi riuscirà a gestire l'indipendenza completa dal cellulare. Dimenticavo di dirvi che io sono Massi, parlo di tecnologia e in generale tutto quello che ruota intorno al podista amatore. Per fare in modo che questo video venga visto da tutti i podisti amatori italiani, vi consiglio di premere like in modo tale che l'algoritmo di YouTube lo possa promuovere anche ad altre persone non iscritte al canale. Tra l'altro, se potete, iscrivetevi al canale, perché nelle prossime settimane parleremo delle famose 7 scarpe che secondo noi sono le più innovative presenti in questo momento sul mercato italiano. Anche se questo tempo autunnale vi affligge, mi raccomando, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima.